Assessore Brianza, la fase del post-expo è iniziata, lei ha detto che si articolerà appunto in vari step, ma perché è importante che entri il governo poi in Arexpo? Ma allora, questa fase si svolgerà sostanzialmente in tre fasi. La prima è già iniziata dal 2 di novembre con lo smantellamento del sito. Abbiamo sentito tanti proclami da parte del governo, il quale è stato sicuramente presente nella fase di Expo. Ora sappiamo che Renzi ha già fatto delle dichiarazioni e lo aspettiamo proprio qui a Milano per capire quali siano le loro intenzioni sul post-Expo, ma è chiaro che al di là delle intenzioni di proclami ci deve essere una presa di posizione seria, concreta e in tempi rapidissimi. Expo è stata una grande vetrina, un momento di grande importanza per i nostri territori, per la Lombardia, per tutto il paese. È stato un grande successo, oggi siamo qui a celebrarne i numeri importanti. Adesso si apre una fase non meno importante, anzi permettetemi di dire che sarà una fase che poi lascerà qualcosa di molto concreto e di duratura e stabile sui nostri territori a beneficio dei cittadini. Quindi al di là delle parole siamo in attesa di risposte precise e concrete. E qui in particolare cosa si aspetta da martedì, dall'arrivo di Renzi qui per appunto parlare di questo argomento? Io mi aspetto che ci sia qualcosa assolutamente prima di martedì. Ieri c'è stato questo incontro, l'incontro francamente noi ci siamo presentati pensando di avere già delle risposte. Le risposte ieri non ci sono state e quindi mi auguro che le risposte arrivino in tempi brevi, prima di martedì, e che martedì si possa semplicemente sedersi a un tavolo per parlare seriamente di quello che potrà essere il futuro di quest'area e il post-Expo. Grazie. Grazie.